Sarebbe dei cani la colpa delle razzie avvenute negli ultimi giorni ed anni dei capi di allevamento nella zona di Formigine di Modena. Secondo il direttore del centro fauna selvatica Il Pettirosso di Modena, non sono i lupi ad attaccare, bensì i cani presenti nella zona. Spesso e volentieri si tende a dare la colpa ai lupi anche quando sono. Noi purtroppo abbiamo tantissime predazioni di canidi, eh? E difatti la Regione Emilia-Romagna prevede anche un riconoscimento, un rimborso per i capi che sono aggrediti non solo da lupi, ma anche da altri tipi di cani, come potrebbero essere cani vaganti, selvatici o assolutamente altri animali come insomma anche la volpe. Pertanto, proprio perché c'è sempre questo dubbio qua, purtroppo gli articoli sui giornali, spesso enfatizzanti e soprattutto fuorvianti, naturalmente se scrivono cane aggredisce un vitello non interessa niente a nessuno, ma se tu ci metti in prima pagina, come si dice, sbatti il lupo in prima pagina, sicuramente insomma ha la sua importanza, cioè capito, risalta molto di più, soprattutto in questo momento in cui si fa di tutto per cambiare lo status del lupo, come se fosse il male di tutti i mali della nostra società, quando invece purtroppo insomma serve per distogliere l'attenzione da una cattiva sanità e un'insicurezza delle persone non dovuta ai lupi, ma insomma è sempre così. In una parola in Italia purtroppo ne fa le spese. A detta del direttore Piero Milani, il modus operandi degli attacchi è tipico dei cani. Quello che siamo certi sono cani di grossa, media e piccola taglia. Le impronte che ci hanno, appunto, le foto delle impronte che ci hanno girato non lasciano dubbi. Pensate solo che una volta siamo arrivati su una predazione di un capriolo fatto da tre cani con i proprietari e gli abbiamo detto che doveva tenerlo per legge a guinzaglio. Una di queste ci ha risposto che non capiva perché doveva tenere il suo cane al guinzaglio e i lupi possono andare libero.